Perché questa manifestazione ad oggi? Non è fretta perché sono passati 9-10 anni, comunque se non si dà un risultato vero, positivo, è anche un luogo di spettacolo che abbia un futuro, in modo che noi possiamo, i nostri figli possano vedere qualcosa di decente, noi non ce la sentiamo, quindi oggi è una giornata difficile perché è di sabato pomeriggio, ma già questa folla è importante che ci sia, è numerosa, tanti non sono potuti venire perché è sabato pomeriggio, ma considerate che io credo che la città sia interessata all'impegno che stiamo mettendo noi per avere un vero teatro. Perché e quello che è stato approvato ultimamente non è un vero teatro. Perché non vi va bene? Ma non è assolutamente... È un progetto di massima, dicono la... Ma non è vero che è un progetto di massima, nel momento non facciamoci portare in giro, perché non è vero un progetto di massima. Una volta che ha approvato un progetto, chiami chi ti pare, il più grosso architetto del mondo, il progetto è quello, le norme prevedono quello. E poi perché approvare un progetto di massima che non è fatto bene? No, io devo fare un progetto di massima fatto bene, se è fatto bene dopo lo affino, posso rivederlo in alcune parti, ma se è fatto malissimo, come è fatto? No, con tante bugie del vincolo, non vincolo, no sicuramente. Ma sul vincolo, non è il sindaco ha detto che è dirimente, cioè allora, il vincolo della sovrintendenza. Il vincolo qui c'è tutto un discorso complesso, voglio dire, intanto il vincolo l'ha richiesto la passata amministrazione, non si è capito perché. No? Allora noi in pratica abbiamo fatto mettere un vincolo su una operazione incolta, quella che ha fatto Lucioli, che invece di restaurare il teatro più bello, ribadisco, più bello del centro Italia, lo conoscete, spero, no, invece di restaurarlo l'ha distrutto per farci il cinema. Allora, mettere un vincolo significa che io premio una persona, non gli metto un vincolo perché ha fatto una cosa fatta bene, ma questo ha distrutto il Verdi, il Politeama e la libreria Arte Rocca. Ma chi l'ha messo sto vincolo? Lo vogliamo dire? Vogliamo dire alla sovrintendente che ci ha stufato? Se noi vogliamo teatro bello, la sovrintendente non ci può detenere questa monnezza. Poi se c'è il vincolo allora non facciamo questo, restauriamo quello che c'è, no? Scusate, diminuiamo i posti, mettiamo l'orchestra sotto il palcoscenico, ma vi rendete conto? Qui c'è l'orchestra prevista sotto il palcoscenico, sì. Per guadagnare posti l'orchestra sotto il palcoscenico, il direttore d'orchestra che vede la cantante o gli interpreti nascosto in mezzo ai topi. Ma siamo a sto livello, ma vi rendete conto? Come continuate la battaglia? Perché? Continueremo raccogliendo le firme. Già oggi, guardate, questa manifestazione è significativa perché per muovere la città ce ne vuole tanti. Significa che questa gente ci crede. Non è un fatto politico, scusate, siamo sotto lezione antipatico pure, però non è un fatto politico, è una battaglia che viene avanti perché noi abbiamo l'ambizione o di ricostruire questo teatro che ribadisca la quarta volta il teatro più bello, non dico d'Italia ma forse d'Italia, e invece facciamo una cosa insignificante. Se non si può fare questo, non sprechiamo tanti soldi, ce ne vogliono tanti comunque per costruire uno pseudo cinema, pseudo teatro, quello che vi pare, perché la galleria, le uscite di sicurezza, altri elementi. Abbiamo l'ambizione di costruire in periferia una cosa modernissima, flessibile, come si costruisce in molte città di Roma. E questo lo lasciamo così? Lo demoliamo? Che ci facciamo? Alla fine, prima di questo che c'era? C'è stato il forno del pan benale, ci si faceva il pane, poi c'è stato il comune, c'è stato un edificio del comune, sì, è un peccato, io direi facciamone due, il Poletti bellissimo antico e ne facciamo uno modernissimo fuori, ma una stupidaggine, no, scusate, non hanno colpa anche gli architetti, ma qui non funzionano le cose, ma assolutamente. Essendoci una gara, un bando per esempio, ma allora la gara la fa lei non potrebbe presentare il suo progetto? Sì, ma la gara e il bando, qui ci sono tanti condizionamenti, intanto gli spazi sono ridottissimi. Se tu non fai nel teatro all'italiana la capienza, 600-700 posti, 800 non ci credo assolutamente, non sono sufficienti. Qualunque compagnia di prosa, se non ci sono 1000 posti, non prende in considerazione la location. Allora noi, guardate a Ferrara che fanno 3 stagioni, che attori, che roba, che c'è, noi, io ho l'ambizione che vengano, no? Il mulino di Amleto, che nella nostra città vengono grandi interpreti. Questa è una mia ambizione, no? Credo che dovrebbe essere quella di tutti i ternari. Stiamo raccogliendo le posizioni, già ne sono state raccolte anni fa, più di 2000, e ce ne vuole prenderne 2000, perché la città non è che poi, no? C'è molta minoranza silenziosa, non è che la minoranza silenziosa, come dice un assessore, è dalla parte sua.
perché dobbiamo raccogliere le firme pro e le firme contro, se no quelle altre non valgono, non ci vengono a dire che se noi abbiamo raccolto 3.000 firme gli altri 105.000 sono i pareri contrari, bisogna affermire anche loro. Se resta questo progetto che farete? Seguiteremo a lottare, cioè, ci muoveremo col Ministero della Pubblica Istruzione, ci siamo mossi con Sgarbi, mi sto muovendo con Proietti che è della stessa nostra opinione, Gigi, che però Proietti è malato, sì, anche perché ci stiamo muovendo con soggetti vicini al nostro territorio, Proietti e D'Amelia. Certo, sì. No? Volete portarli qui a manifestare? Ma adesso stasera parlerà Petrucci, uno che insegna a Santa Cecilia, ha parlato col direttore del Teatro dell'Opera di Roma e dice le stesse cose. Ci abbiamo regista a livello internazionale, Ternano ha firmato a favore del Poletti, capito? La gente che vive il mondo del teatro. Io vi volevo far sentire la presenza, dice, come si può dire, Marzia Baldi, che cosa ha detto l'altro giorno in consiglio, che è la moglie di Gastone Moschini, è la moglie di Moschini, una grande attrice, una grande interprete, che cosa ha detto? Queste cose accalorate che sto cercando di dire anch'io. Sento, io già immagino quello che diranno domani, ma siete quattro gatti, lei come risponde? Già me l'immagino, perché siamo quattro gatti, voglio dire, siamo pochi, però chi non viene ne sarà responsabile, però tanta gente, non vi dico una bugia, che ne so, c'è il gruppo archeologico, 100 persone che stanno a Rimini, sono andati stamattina a vedere il restauro di Rimini, adesso li sentiremo per telefono, sono rimasti scioccati da quanto è bello e quanto è cos'è. Lì erano 300 persone, 50 venivano, voglio dire, e poi seguiteremo a raccogliere firme, penso, voglio dire, no? Lei non mi dica che sono pochi, perché sono tanti, visto il silenzio della città che c'è in genere su tutto. Non è che glielo dicevo io, sarà quello che certo, diranno loro. Però che dobbiamo fare? Se uno, quando l'ha fatta lui, c'erano 10 persone, penso che qui è 10 volte di più, giusto?